Intanto buongiorno a tutti, grazie della partecipazione, anche se è una cosa importante. No, siamo qui per la presentazione di un partito politico che non è, credo che esista da 23 anni, non è un partito nuovo o chissà che cosa. È un progetto politico che può essere anche futuribile con eventuali elezioni regionali. Qua siamo seduti tre soci e c'è il segretario del partito federale, viene da Napoli, il segretario appunto Gianfranco Vestuto, a cui adesso io darò la parola. Presenterà un po' il progetto per far capire più o meno cosa abbiamo intenzione di fare, cosa vogliamo fare. Sono secondo me cose banali, banali che però nessuno fa. Quindi qui c'è, io sono il segretario del locale della Lega Sud, coordinatore provinciale della stessa, qui c'è Antonio Tedesco, il nostro delegato, e il presidente onorario della scuola Carino, il dottor Carino della farmacia di San Carlo. Allora, io direi di passare adesso la parola al nostro segretario generale, che credo sia una persona più adatta di tutti i storiani cosciente, e poi magari diremo qualcosa anche noi. Quindi Gianfranco, a te la parola. Grazie. Saluto tutti innanzitutto e grazie nonostante l'orario, anche se la conferenza stampa, di essere comunque intervenuti. Come Mario Ragazzano ha detto, la Lega Sud esiste da 23 anni e l'obiettivo principale era quello di trasformare questo paese in uno Stato federale, quindi un moderno Stato federale che tenesse conto dei territori. Diciamo siamo nati nel 96, quando al Nord la Lega Nord aveva anche lei i primi passi e rivendicava un'autonomia territoriale, e quindi ci siamo detti: ma perché il Sud, che ha una storia lunga 700 anni da Federico II e Borbone, come mai noi non rivendichiamo invece una nostra storia che abbiamo realmente? Perché mentre la famosa Padania, quella che abbiamo loro, non è mai esistita, il Sud invece ha 700 anni di storia, appunto da Federico II a Borbone e Borbone. Quindi questo è stato il motore che ci ha fatto nascere, con persone che venivano da varie regioni. C'era anche una persona, signora di Palmi, un cancelliere di siciliano di Catania, altre cose, insomma, varie persone che si misero insieme e dice: facciamo questa cosa. Fino al 2013 siamo stati rappresentati in Parlamento con componente autonoma, con 5 parlamentari, c'è anche un parlamentare calabrese, l'onorevole Belcastro, che è stato anche sottosegretario all'ambiente, quindi abbiamo avuto anche una delegazione abbastanza consistente, diciamo, in Parlamento. Però il problema è che l'attenzione da parte del Sud è stata sempre poco incisiva rispetto a quelli che sono invece le problematiche reali. È stato espresso tutto, è stato espresso a destra, a sinistra, a centro, è stato espresso anche l'istanza del Nord. Però una vera espressione di un movimento del Sud che non facesse riferimento, così come è stato per la Lega Nord, ai partiti nazionali, ma a qualcosa che fosse il nostro territorio, quindi indipendentemente dalle ideologie, perché il nostro movimento che non si fa nessun riferimento alle ideologie, ma anzi sono varie persone che provengono da varie esperienze, diciamo, politiche, anche di altri partiti trasversalmente, da sinistra, centro, destra. Noi vogliamo fare altro, ci siamo posti qua, dicevo, come primo obiettivo questo, quello di fare altro, di ragionare guardando al nostro territorio, a qualcosa che è vicino a noi, mentre invece la politica nazionale e internazionale si allontanava, perché con la nascita della Comunità Europea ci siamo allontanati da quelle che sono le esigenze, tant'è vero che oggi anche l'Italia in sé per sé è una struttura, diciamo così, che non ha neanche più ragione di esistere, perché ormai le leggi le fanno in Europa ci dicono cosa dobbiamo consumare, con che moneta spendere, e noi sui territori abbiamo sempre meno riferimento dal punto di vista anche del potere decisionale. Insomma, ci dicono cosa consumare, ci dicono le vostre arance, faccio un esempio di qualcosa che è vicino a noi, non le comprate perché dovete comprare quelle che vengono dal Marocco, quelle che vengono dall'Europa. Capirete che nel momento in cui determinate scelte, soprattutto su quello che sono le nostre economie locali, non possono essere più fatte, noi diventiamo poi schiavi di un sistema che, tra l'altro, anche dal punto di vista così economico non ci conviene. Noi diamo 100 all'Europa in termini di contributo come Italia e ne riceviamo 50.
chi parteciperebbe ad un'associazione a perdere come quella dell'Europa? Nessuno, perché giustamente qual è la convenienza? È quello che dice oggi l'Inghilterra, patria dell'Europa, padre dell'Europa, dice l'Inghilterra, noi siamo l'Inghilterra, ma che cosa partecipiamo a fare a questa Europa? Non ci conviene, perché giustamente noi vediamo di più di quanto riceviamo, ma in più dobbiamo anche sottostare a quello che voi dite, voi ci dite fate questo e noi dobbiamo eseguire. E quindi anche le leggi si stanno muovendo in tal senso, il mandato di arresto europeo, per cui diciamo che l'Italia si è allontanata anche dal potere di risonanza, vogliamo anche l'Italia ormai come entità politica è pressoché diciamo, formale, non è più neanche dal punto di vista decisionale, perché poi certe leggi vengono ratificate anche a livello diciamo, europeo. Quindi questo ci ha fatto pensare che il discorso di dover rilanciare diciamo, anche certe battaglie territoriali sono oggi ancora più importanti di ieri, di 23 anni fa, quando noi queste cose le dicevamo. Tante anni fa, ricordo, raccontato male, aprimo una sede qui, proprio a mezzo di Porto Salvo, c'era un certo Gualtieri che è un imprenditore colorato, battagliava sul sud, poi con Anna purtroppo è scomparso e la cosa diciamo, poi finì un po' con lui, anche perché poi c'è da dire anche le nuove generazioni purtroppo sono poco attente alla politica, questo è un discorso che ho sentito, questo discorso che mi ha fatto il professore molto interessante, e purtroppo devo dire però le nuove generazioni sono lontane da quelle che hanno attenzione verso il territorio che dovrebbe essere il primo argomento, perché se abbiamo chiaramente abbiamo perso la nostra prima fonte di energia totale, parlavamo prima dell'esempio appunto del Costa Rica che si è affrancato completamente dalla dipendenza del petrolio e del gas, facendo fonte e trasformando appunto le energie alternative come energie primarie, quindi oggi non più. Quindi secondo me il Sud ha da fare, ha da trarre proprio dal proprio territorio quelle che sono anche le motivazioni progettuali di un discorso diciamo di autonomia presente. Allora, discorso di autonomia che noi abbiamo tempo fa, 20 anni fa, abbiamo depositato in Parlamento il nostro disegno che faceva capo ad una sorta di devolution che abbiamo denominato Parlamento del Sud sul modello di quello scozzese, per cui alcune competenze passavano alla macro regione, no? Perché noi abbiamo riproposto quello che poi oggi era stato un po' scopiazzato malamente sia da Renzi ma anche dal centro-est, il referendum era proposto che conteneva un dispositivo che faceva capo alle macro regioni. E una regione così me l'aveva disegnato, se qualcuno ricordava il professor Milo che diceva no, centro e sud, macro regioni autonome in cui delegano poi solamente la difesa solamente la parte nazionale. Questa è una strada, però qual è il problema? Al nord diventano un'autonomia, quindi hanno fatto due referendum per la regione la regione Lombardia, adesso anche la regione Emilia Romagna si verranno a farlo, e noi al sud rimaniamo così a guardare, non facciamo parte di questo dibattito. Tanto è vero che c'è stato un altro passaggio importante, che alcuni mesi fa è nata la macro regione Fina, che è una regione che hanno fatto regioni del nord insieme ad alcuni stati del nord, oltre Alpe, che sono Svizzera, lì che si sta Austria, Germania e la Croazia. Quindi giustamente si stanno già muovendo da questo punto di vista. Quindi il discorso dell'autonomia, mentre per noi è una cosa che probabilmente non sappiamo neanche quali sono le prospettive di questo, loro sono mosse, perché loro già sanno cosa vogliono, hanno fatto già il referendum, quindi in meno hanno preso il 60%, loro sanno già cosa vogliono rispetto, perché loro dicono noi diamo, alimentiamo su, cosa che non è vero, ne parlavamo prima con il dottore Pino, perché è il contrario, perché per anni questa benedetta lega per 25 anni sui tavoli nazionali portava a casa il 75% delle risorse del provenienti dal gettito fiscale pagato da tutti gli italiani, quindi non solamente dal nord,
che noi paghiamo tutte le tasse, loro il 75% lo portavano al nord. Con quel 75% in cui c'erano anche le tasse del sud, loro hanno fatto crescere le strutture al nord, strade, autostrade, aeroporti, ospedali, scuole. Il sud chiude i reparti degli ospedali, chiude le scuole, la gente migra, le città si desertificano, questo è quello che è accaduto. Quindi questa rivendicazione economica è tutta da discutere rispetto alla legge. Nessuno è andato a dire scusa, ma che cosa state dicendo? Cioè, c'è stata una risposta, no, abbiamo paura e vogliamo rimanere uniti. Ma guardate che non è questo, perché potrebbe al sud non convenire, ed è dimostrato, quello di rimanere unita ad unitaria che fino ad oggi, dal 1860 ad oggi, ha penalizzato il Mezzogiorno. E finché ci saranno di riferimento dei partiti nazionali che diranno al nord va quello e al sud va quell'altro, oggi noi non riusciremo mai a trovare una strada progettuale, autonoma, economica. Questa è la motivazione di fondo per cui noi, come 23 anni fa pensavamo che occorreva una Lega Sud, oggi lo pensiamo ancora di più. E quindi c'è la sensibilità di chi sui territori capisce che è il momento di fare qualcosa di differente di quello che si può fare. Non possiamo più pensare che la politica si possa fare aspettando che dal Partito Nazionale da Roma debbano calare sul territorio, debbano dire chi viene candidato, chi deve essere rappresentante sul territorio, chi deve rispondere a quei poteri e non al territorio, perché il federalismo è questo. Se io rispondo al territorio che mi ha eletto, il territorio, quindi la gente, il popolo che mi ha votato, do conto della spesa di questo tipo di ragionamento, è chiaro che le cose che io vedo vicino a me, un po' come l'amministratore di condominio, no? Noi ti facciamo amministrare i nostri beni, diamo i soldi, entra tu, poi ti fai la lista della spesa e dici ho speso questo per questo. Questo noi non lo vediamo mai in questo modo, perché il gettito fiscale da Roma e da lì si perde nel bilancio dello Stato e non in un conteggio locale dove noi vediamo questi soldi dove sono andati a finire. Oggi addirittura si perde in un meccanismo addirittura europeo dove noi vediamo ancora più distanti la gestione politica ed economica dei nostri territori. Questo è il motivo per cui noi vogliamo, diciamo, riprendere questo discorso soprattutto anche qui in Calabria, dove abbiamo avuto sedi anche a Cosenza, Francavilla, abbiamo fatto parecchi percorsi. L'intervento diciamo anche di Mario Lorenzano, il suo primo intervento è stato dovuto anche a questo ed è partito dalla provocazione, parliamoci chiaramente, vedere appunto la provocazione di Salvini, lui su questo insomma è nato da questo ragionamento, il discorso ha fatto un po' risvegliare anche il senso di orgoglio, ma perché ci deve essere una persona che viene da Milano e deve dirci a noi cosa fare? Insomma. Questo è il discorso che ho preso. Io lascio la parola a Mario perché è giusto che sia così, perché è giusto che poi ognuno sui propri territori, riesca poi a trovare la soluzione che venga adattata. Non sono un partito strutturato in maniera federale, quindi non c'era mai nessuno che voglia dire qui in Calabria, in Sicilia, dovunque saranno, cosa fare, perché voi dovete sapere voi cosa fare. Noi possiamo mettere insieme l'organizzazione, la struttura politica di un movimento appunto che ha una sua storia e nelle istituzioni c'è stato e può, se il Sud con i suoi uomini migliori si sveglia e decide di partecipare esattamente come hanno fatto in altri posti, perché guardate, la protesta va bene, come è stata anche la protesta dei 5 Stelle, però qua bisogna costruire, bisogna avere un progetto, perché senza un progetto noi possiamo incazzarci, tra virgolette, come vogliamo, però poi cosa costruiamo, dove vogliamo andare? Allora noi il progetto, la nostra mente ce l'abbiamo fermo davanti ai nostri occhi, che è appunto quello della trasformazione di questo, del Sud, in una grande macroregione autonoma, indipendente, adesso lo andiamo a vedere, però è questo stato. Vogliamo aprire il dibattito anche da Sud, il 28 ci vedremo a Matera, dove c'era presso la presenza della provincia di Matera, un grande dibattito politico, dove saranno anche i costituzionalisti in nord, sud eccetera, e apriamo il primo dibattito che viene da sud questa volta. Quindi saremo anche noi a dire la nostra, che noi vogliamo interfacciarsi con questo discorso che voi allora avete ripreso anche la parte, e trovare una soluzione, perché non è detto che bisogna andare ad uno scontro, si può trovare una soluzione che permetta
ai territori nord, sud o centro che sia, di conformarsi secondo quelle che sono le proprie esigenze. Io vi ringrazio. Bene, quindi adesso sarò breve anch'io, perché poi anche il dottor Carini giustamente vorrà esporre delle sue motivazioni. Credo che il segretario generale sia stato abbastanza esplicito nel far capire qual è il nostro progetto, cosa vogliamo fare, cosa sentiamo dentro l'anno. Tutto parte dall'orgoglio di essere meridionale, dal fatto che i territori sono nostri, dobbiamo governarci di noi. E non devo vedere nessuna altra parte d'Italia che dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Quindi l'orgoglio meridionale è la prima cosa. Io oltre ad essere segretario locale di questo partito, sono portatore provinciale. E quindi mi batterò con tutte le mie forze affinché noi si possa costruire sul territorio una base politica importante, con uomini veri, decisi a battagliare per quello che serve. Perché il Sud, il Mezzogiorno, sia quello che è sempre stato, la culla della civiltà dell'intera Europa. Pensate che a scuola la storia d'Italia non viene raccontata per com'è, cioè vengono dette menzogne su quello che è stata la storia d'Italia. Noi siamo un bacino d'utenza per chi vuole prendere voti, per un personaggio squallido come Salvini, personaggio inutile politicamente e umanamente. Uno che ci ha sempre denigrato, ci ha sempre preso in giro, ci ha sempre scottuto, lo viene qua a prendere. Io faccio mia una frase del professor La Rosa, uomo di saggezza di Condomini, il piccolo duce di Milano lo chiama lui, e lo chiama bene, no? Gianfranco, lo segretario, è di Napoli, lui si ricorda bene quando cantava che puzza da cane, quando era di napoletano. Adesso viene qui e dice che è italiano, una volta era padano, poi è diventato italiano, magari tra un po' diventerà alieno. So cosa diventerà. Comunque noi a loro piacciono i vulcani, infatti la stessa cosa diceva anche per i catanesi. Lei c'è per i catanesi, lui vuole molto bene la gente del sud, no? Magari oggi ci dà notizia che aveva un altro vulcano con l'altezza da casa. Perfetto. Quindi io sono un libero professionista che lavora sul territorio, quindi ho a cuore la mia terra, la mia gente, le persone che ci abitano, che ci vivono, quindi voglio dire, vediamo di costruire un qualcosa di importante, speriamo di poter fare una lista per la elezione regionale, e voglio dire, questo è quello che abbiamo in mente di fare, ecco, dare orgoglio a un popolo, dignità, perché ne abbiamo vista poco in questi anni. Qui arrivano tutti, fra un po' arriveranno tutti, arriverà Berlusconi, arriverà la Meloni, io devo dire il segretario, arriveranno tutti, no? Quindi voglio dire, a chiedere i nostri voti, ma questa volta dovranno anche noi, dovranno l'orgoglio del Sud, l'orgoglio meridionale, di gente che vuole battersi per la propria terra, che non ce l'ha con nessuno, ma vuole difendere i propri diritti, ok? Perché noi siamo gente con un cervello. Noi non vogliamo farli difendere più da loro, che è la cosa differente, perché questo è il problema. Fare quello che fece anni fa la Lega, quello che poi ha detto di fare, che poi non ha fatto. Siamo noi che decidiamo quello che di cosa fare della nostra regione. La Costituzione europea internazionale dice che ogni popolo ha diritto di scegliere quello che vuole fare. Popoli sovrani, noi vogliamo decidere il nostro futuro, vogliamo decidere chi votare, chi portare, chi tutelare i nostri interessi, un po' tutto, no? Non dobbiamo aspettare che arriva gente, ma poi quello che mi fa più rabbia è, io un odio viscerale verso questo personaggio chiamato Matteo Salvini, no? Questo signore del nord, no? Questo signore che lui parla tanto di flat tax, lui non sa cos'è la flat tax. Lui dice, se lui fa la flat tax a livello nazionale, noi partiamo sulla politica proprio, e adesso lascio la parola a tutto per lui. Lui non sa cos'è la flat tax, poi usa parole in inglese, tassa piatta, no? Se lui fa la tassa piatta, fa la flat tax come vuole farla lui va a tutelare gli interessi di chi ha i soldi, del grande ceto imprenditoriale del nord, dei grandi imprenditori straricchi, perché flat tax vuol dire che tutti pagano uguale. Allora, se un imprenditore guadagna 1 milione di euro, magari che paga, che so, 100 euro, vuol dire che anche guadagna 1000 euro, paga 100 euro. Quindi lui prende in giro la gente, sfotte la gente, parla di autonomia, ma quando fa l'autonomia e privatizza l'istruzione e la sanità, lui cosa fa? Di fatto fa la secessione. Questo fa. Allora lui deve essere chiaro.
su quello che vuole fare, ma lo faccia a casa sua, non qui da noi. Qui siamo noi a decidere quello che vogliamo fare, perché il territorio è nostro, non è suo. Lui vuole gestire Milano, casa sua, questo squallido personaggio, ok? Adesso vi ringrazio, insomma lascio la parola al dottor Pasquale Carichi, perché deve toccare delle tematiche importanti che vanno a, non solo a toccare quello che lui fa a livello lavorativo, ma cose importanti, parlare di ospedale, parlare di farmacie e via di seguito. Quindi, dottore Carichi, la parola al presidente Ovrano della Lega Sud. Ringrazio, naturalmente io prendo la palla in banco come ha citato poco fa il nostro responsabile per quanto riguarda la chiusura degli ospedali. Un esempio lampante di tutto questo è l'ospedale di Medico Portosalvo, che è un presidio molto importante per le nostre popolazioni vicine, anche perché già in questo presidio sono stati chiusi 4 reparti: otorino, pediatria, ortopedia e neonatologia, che naturalmente con questa chiusura di neonatologia costringono tutte le popolazioni della zona ad andare a Reggio oppure a Locri. Sarebbe fondamentale e indispensabile ripristinare, come prima cosa, evitare la chiusura dell'ospedale, come seconda cosa ripristinare questi reparti chiusi e naturalmente tornare a far nascere i nostri bambini vicino casa e non a chilometri e chilometri di distanza. Poi c'è un altro problema, il problema dei medici di famiglia, che li pensionano per limite d'età e non li sostituiscono adeguatamente. Questo è un problema proprio di Condofuri, della nostra frazione San Carlo, dove io opero con la mia farmacia, che oggi nessun medico ha l'ambulatorio aperto, con gravi disagi per tutta la popolazione e in modo particolare per la popolazione anziana, che è costretta a venire giù alla marina e fare file di ore e ore per potersi munire di ricetta medica per accedere ai farmaci per curarsi. E questo in un paese civile proprio una cosa fuori dal normale. Eppure, per risparmiare sui contratti, eppure c'è una graduatoria che l'azienda sanitaria di Reggio Calabria oppure la Regione Calabria potrebbe attingere e far venire nella frazione un medico di base, perché ancora ci sono cittadini residenti della frazione che non hanno fatto ancora la scelta del medico proprio per i gravissimi disagi che incontrano, o spostarsi a Condofuri Marino o addirittura a Bova Marina. Quindi li hanno messi davanti a una scelta obbligata. E poi ancora, per finire, sempre per risparmio della spesa, costringono tutti i malati diabetici al rinnovo del piano terapeutico per accedere alle strisce e il congedito per la misurazione del diabete nel sangue. Ma la cosa ancora più grave, che nessuna disponibilità c'è per potersi prenotare e rinnovare questo piano, perché la disponibilità per il rinnovo di questo piano è addirittura nel 2020. Eppure
la misurazione del diabete, diciamo che giornaliera. E in base al farmaco hanno fatto questa riduzione, portando chi assume la metformina da 75 strisce ogni tre mesi a 25 addirittura ogni tre mesi, che equivale a 0,27 strisce giornaliere, cosa che è impossibile farsi un autocontrollo preventivo del diabete. Con queste 25 strisce l'ammalato si può fare una misurazione ogni 4 giorni. Quindi mi viene da affermare quale controllo, quale prevenzione del diabete questi malati possono farsi. E naturalmente con questo concludo e torno la parola al nostro responsabile. Grazie. Giusto per concludere, queste sono tante di quelle problematiche che fanno capire quello che dicevamo prima, no? Che uno Stato nazionale e sociale soprattutto non esiste più, perché così come appunto un amministratore come Domenico, io prima, spende i nostri soldi e ce ne dà conto, mi pare che dei soldi che si danno a questo Stato poi in cambio non abbiamo niente, anzi abbiamo una riduzione continua, perché poi paradossalmente laddove c'è da diminuire la spesa pubblica si tagliano proprio i servizi sociali che sono più vicini alle classi più deboli, quindi agli anziani, ai bambini che le scuole si chiudono, e c'è un impoverimento e una desertificazione che tocca in maniera maggiore proprio il Mezzogiorno e il Sud. Questo è il discorso, ecco perché occorre immediatamente una inversione, diciamo, di tendenza, visto che fino ad oggi nessun movimento politico, dico nessuno perché purtroppo la dimostrazione dei fatti, e se noi ci abituiamo ad osservare non più le parole, cioè se dobbiamo vedere i comportamenti concludenti della classe politica che ci ha rappresentato fino ad oggi, ci rendiamo conto che quello che stiamo dicendo non è follia ma è solamente l'osservazione della realtà. Quindi se noi vogliamo effettivamente creare una prospettiva, diciamo, futura o di futuro per i nostri giovani, per i nostri anziani, per la nostra gente, per i nostri territori, secondo me dobbiamo fare questo tipo di operazione. Io mi auguro, perché purtroppo io mi rendo conto che i tempi geopolitici sono differenti dai tempi della costruzione di un progetto, perché un progetto per costruirlo purtroppo cammina su un binario molto più lento, bisogna far capire, e invece la politica va avanti e i partiti che purtroppo sono lì hanno una capacità di organizzarsi e una velocità con cui va avanti la politica molto maggiore. Però io sono sicuro che se riusciamo ad aprire un varco da qualche parte, in un modo o nell'altro, nella lotta democratica che è l'unica che noi conosciamo, qui parliamo di fare un ragionamento chiaramente nel rispetto delle istituzioni, quindi misurarci con la democrazia, altrimenti fossimo stati in un altro paese ci sarebbe stato un altro discorso, perché un popolo così martorizzato, ridotto ai minimi termini, insomma in qualsiasi altra realtà mondiale si sarebbe ribellato, e purtroppo siamo qui, non ci siamo mai ribellati, quindi non siamo mai liberati da te. Però il momento è che penso che si sia andato oltre, perché vedere appunto scorazzare una persona che io l'altro conosco molto bene, che diciamo che è leader dell'attuale Lega, che è sempre Lega Nord, anche se si è cambiata il nome per motivi che sapete bene, che erano quelli della causa data per i famosi 49 milioni di euro dei rimborsi che hanno detto, hanno cambiato l'attuazione sociale per non avere poi. No, ma non potrebbe farlo, perché poi lui viene esattamente da quel gruppo di giovani, si chiama Movimento dei Giovani Padani, cioè erano lì, tipo, non so se qualcuno si ricorda quel film I ragazzi nudi del Brasile, non so se lo ricordate, cioè quindi quelli là che erano costruiti in provetta dei figli di Hitler, ecco, questo, quella è gente che è cresciuta con l'odio del meridionale, quindi figuriamoci quella classe politica là che poi fanno parte dei giovani, che allora erano
quarantenni, che oggi sono i quarantenni che gestiscono quei territori. Quindi questa è Eder. Perdonami, che vogliono impossessarsi dei nostri territori. Si vogliono impossessare anche perché, questo è il passaggio, e concludo con io, bisogna capire perché le prossime regionali sono importanti, perlomeno sui nostri territori. La riforma che è stata passata nel decreto che è passato di sostegno, ci sono la bellezza di circa 60 miliardi di euro, 60 miliardi, va bene, è più di una finanziaria, che avrebbe dovuto gestire il Ministero del Sud, che giustamente i 5 Stelle avevano piazzato con la Lezzi, con la Barbara Lezzi, quindi per far gestire questo enorme piano Marshall, chiamiamolo questa nuova cassa del Mezzogiorno per il Sud. La Lega che è più esperta dal punto di vista pratico, ha fatto passare un emendamento che svuotava questi poteri il Ministero del Sud passandolo alle regioni. Adesso capirete perché l'interesse del partito di Salvini ad impossessarsi anche del controllo delle regioni del Sud. Vedete che Basilicata è stato messo un esponente della Lega, in Sardegna è andato un esponente della Lega, anzi è andato un esponente del partito di Fabulazione e fa solo il presidente, poi loro hanno mandato 4 assessori in Sardegna che venivano dalla Lombardia, quindi hanno messo i loro colonnelli anche in Sardegna, e la stessa cosa si stanno preparando a fare per il Sud. Quindi questa è la politica ormai, e i partiti politici sono delle vere e proprie aziende, quindi vanno su Vinci, così come è stato per gli extracomunitari, sarà anche per il Sud, quindi ci tratteranno la Polonia, cioè questo è il discorso. Ma non siamo fatti. Quindi io dico, sarà difficile sicuramente partecipare nella maniera giusta a queste prossime regionali, che però sono in mente, almeno adesso non si sa ancora la data certa, però pare che si debbano fare quasi sicuramente al 90% da febbraio in poi, quindi dopo i 60 famosi giorni dalla scadenza naturale che cadono a fine novembre. Quindi questo è il discorso. Quindi noi faremo di tutto per essere, e ci auguriamo che con la partecipazione concreta, quindi non dobbiamo più delegare, dobbiamo dire ok, mi ci metto anche io, ognuno ha le proprie competenze, ecco, come il dottore diceva giustamente, io sono esperto di questo settore, vi posso dire la mia, qual è la problematica, che bisogna conoscere i problemi, perché altrimenti non possiamo risolverli, se non li conosciamo dobbiamo andare alla radice, avere un progetto concreto alternativo per poterlo risolvere e controllarlo noi, cioè non è che può venire uno da Milano che viene a dirci qual è, quello magari l'ospedale di mezzo non lo conosce neanche, forse non conosce neanche America, che non c'è mai stato, dico forse, o non viene prima. Questo è il discorso, quindi noi dobbiamo fare questo, scendere sui nostri territori e questa volta prendere un attimo di controllo noi stessi, quindi ci auguriamo che si avvicinino a questo progetto, che sicuramente loro tre sapranno guidare in maniera egregia, perché sono persone che anzitutto amano la propria terra, che questo secondo me è il punto fondamentale. Noi ci stiamo già muovendo, anche per esempio in Sicilia è nato attraverso un architetto che si è dato da fare, ha creato una serie di esperti della grande distribuzione, ha creato una catena di supermercati che si vendono solo proprio al Sud, ha messo insieme 250 aziende milionari, anche calabresi, e queste aziende hanno prodotti in supermercati che venderanno solamente proprio in noi. Che cosa vuol dire dare forza alle aziende dei nostri territori? Vuol dire posti di lavoro, vuol dire consumare ciò che noi produciamo, perché attualmente quello che succede attraverso la grande distribuzione Eurospin, per esempio, che tedesca, noi consumiamo quello degli altri, anzi consumiamo peggio ancora, spesso i nostri prodotti che vengono distribuiti da loro venduti a un prezzo di sconto, cioè se l'agricoltore conferisce il suo prodotto faccio un esempio ad Eurospin, viene dato a 10 e loro ce lo rimandano, perché li vanno sui mercati di distribuzione di Bologna e di Verona, cioè ce lo rimandano i nostri. Scusa, noi, no, perché, se quello che se noi, il nostro prodotto non viene ricevuto, se noi finiamo a fare questo discorso, le grandi aziende che chiudono domani mattina. Certo. No, perché fondamentalmente quello che tu dicevi Mario è vero, cioè in effetti noi ci hanno utilizzato fino ad oggi, dal 1869, come territorio e bestie da consumo. Da consumo. Noi siamo dei consumatori.
non siamo più dei produttori, perché molti agricoltori, soprattutto nelle zone a forte vocazione, diciamo, agricola, che poi è una delle risorse principali insieme al turismo e al latte e tutto ciò che ne deriva, siamo consumatori di quelli che sono i nostri prodotti, che però non distribuiamo noi, perché non sappiamo distribuire. Allora, questo prodotto mi sembra serio, perché appunto, ecco, ognuno nel suo settore può dare il proprio contributo. Questo signore l'ha fatto, vabbè, in provincia di Catania, ha avuto il patrocinio, ha fatto passare con la legge di Rito, si è dato da fare, conoscendo il settore, con un progetto di legge che è stato approvato dalla Regione Sicilia, che gioca su quello che poi ne parlano tutti, però pochi lo fanno, sul prodotto a chilometro zero, quello si consuma il prodotto più vicino proprio al territorio, che mi sembra un ragionamento logico. Quindi secondo me questi sono dei punti di partenza che però fanno capire che siamo noi stessi artefici del nostro destino, quindi noi dobbiamo mettere in campo una serie di provvedimenti che fanno sì che noi ci trasformiamo da consumatori, o perlomeno diventiamo consumatori prima di quello che produciamo. Quello che una volta forse si chiamava nel passato autarchia di espansione, che però in effetti è un progetto al quale, se noi non partiamo da questo, noi diventeremo consumatori anche da paesi che fino a qualche anno fa erano 20 anni indietro a noi e che oggi sono diventati invece 20 anni, stanno avanti 20 anni, anche perché il mondo è cambiato, si è globalizzato, per cui paesi che prima non esistevano oggi sono dei competitor numeri del mercato internazionale. Io voglio dire questo piccolo, diciamo, questo progetto, giusto per farvi vedere, noi già stiamo operando su questo discorso, bisogna mettere insieme una proposta organica, appunto, di riprendere questo disegno di legge sulla macroregione meridionale, e secondo me questa è la chiave di volta, quindi non avendo paura dell'autonomia loro, ma dicendo ai signori, la vogliamo anche noi, conviene prima a noi l'autonomia, perché se noi abbiamo l'autonomia diventiamo padroni delle nostre risorse. E questa volta magari invece di farci sfruttare, e soprattutto sono d'accordo con quello che diceva il professore, di farci inquinare da loro vengono estratti il petrolio qui. Cioè, se voi tenete presente i punti di estrazione principali petroliferi, che sono uno a Valdagri, in provincia di Potenza, e l'altro ad Augusta, in Sicilia, quello che hanno fatto con la devastazione del territorio, lasciando solamente gli inquinamenti che hanno prodotto malattie, cancri, morti, nati con 2-3 bimbi, nati con 2-3 cose dell'altro mondo, e lasciandoci la parte negativa, è proprio prendere solo poi il petrolio sotto i nostri piedi, che noi paghiamo alle multinazionali, cioè ci rendiamo conto, cioè noi compriamo quello nostro, così come avviene appunto con l'ortofrutta, compriamo il nostro a 10 volte più tanto rispetto a quello che abbiamo. È follia, perché noi abbiamo perso il controllo dei nostri territori. E se questo controllo abbiamo perso grazie ai partiti nazionali, vuol dire che noi o invertiamo e nasce un movimento nuovo, che non è solamente ideologico, ma è pratico, è economico, perché noi non è che abbiamo bisogno di un movimento culturale. Va bene sapere, conoscere la nostra storia, però adesso è il momento di competere con questa gente, perché altrimenti o troviamo una soluzione economica che risolve queste problematiche, dall'ospedale a finire appunto all'agricoltore che con i soldi non riesce neanche a comprare le sementi per ripiantare le piante per la prossima cultura. Questi sono i problemi, quindi o facciamo questo o altrimenti saremo sotto colonia, perché se nel 1861, come diceva il professor Nicola Zitara di Siderno, che è stato il primo storico, diciamo, meridionalista, adesso dice nel 1861 con il suo primo libro nasce la colonia Italia, e questo è il problema. Grazie a tutti. Credo che abbiamo esposto abbastanza bene il progetto, e ora giustamente sarà, non noi, perché noi diciamo siamo sul campo di battaglia, ora tocca alla gente, pure al popolo, avere un po' di dignità, di dire, vediamo un po' se possiamo rimetterci in carreggiata veramente. Per votare persone che hanno voglia, classe politica nuova, gente giovane, gente che ha voglia di pensare al proprio territorio. Quindi grazie di tutto e grazie. Forza. Qualcuno vuole fare domande, no?